Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovissimo video. L'estate è finita, io mi sono riposata abbastanza e adesso con l'arrivo dell'autunno ho ricominciato un pochino a ridedicarmi all'uncinetto e oggi voglio proporvi una simpatica mini scimmietta da realizzare. Eccola qui, è molto veloce da fare, semplicissima anche per quelle che sono dilettanti e non so, mi ispirava a fare una scimmietta da tanto tempo, volevo realizzarne una e così adesso con l'arrivo dell'autunno e quindi il ritorno un po' con purtroppo il sole che va via molto presto, ci ridedichiamo sempre di più al nostro amato uncinetto. E così ho anche voluto dedicare questa mini scimmietta a mio bimbo che ama tantissimo, gli è piaciuto molto e voglio proporla anche a voi. In una giornata si fa tranquillamente, vi lascio naturalmente gli schemi e qualche spiegazione dei vari pezzi che ho messo nella scimmietta e ci vediamo sempre alla prossima. Ciao! Abbiamo creato il muso e la testolina della nostra scimmietta, quindi secondo lo schema inizieremo con il colore beige, color carne, e da qui poi andremo a chiudere, quando arriveremo qui al cambio colore riempiremo e imbottiremo il muso e poi chiuderemo infine con il marrone. Abbiamo creato il corpo della scimmietta, quindi verrà secondo lo schema in questo modo, dove poi naturalmente metteremo la nostra testolina a metà, quindi la attaccheremo tra il cambio del colore, non qui ma qui. Abbiamo realizzato le braccia, quindi seguendo lo schema, comunque ve lo spiego anche a voce, fate appunto l'anello magico di 6 maglie e continuate a girare sempre di 6 maglie, ma 6 maglie basse, fino a, non ho contato i giri, vi dirò più o meno a quanti centimetri l'ho fatte lunghe, quindi continuerete a girare fino a circa 7 centimetri, diciamo più o meno. 6,5-7 cm, perché poi aggiungeremo anche il bozzo della manina beige. E queste sono le zampe posteriori, quelle un po' più corte, e anche queste girerete sempre con un anello magico di 6 e continuerete a girare con 6 maglie basse per un totale di circa 4 cm. Per quanto riguarda il bozzo delle manine, andrete a realizzare, come vi ho scritto nello schema, un anello magico di 6, farete due giri da 6 maglie basse e infine farete un paio di diminuzioni o comunque con aghe e filo andate un po' a stringerlo e chiuderlo, in modo poi con la colla a caldo di attaccarlo al limite alla fine delle braccine e delle zampine. E di questi ne dobbiamo fare appunto 4 per le zampe superiori e per quelle inferiori. Ed ecco realizzate anche le nostre orecchie, che poi andremo a chiudere con aghe e filo e naturalmente le abbineremo nella testolina della nostra scimmietta. Attaccheremo. Fate con un semplicissimo schema di un anello magico di 6 maglie basse e tutti aumenti per un totale di 12 maglie basse, chiudere e poi inserire nella testolina.
riguarda la linguetta, adesso vi faccio vedere. Io ho creato questo bozzo da poi attaccare qui sotto per creare una linguetta sotto il musino che aggiungeremo qui, e poi anche le narici che poi attaccheremo qui vicino dove metteremo gli occhi. Quindi attaccheremo anche le narici, bozzi di narici qui davanti. E ho semplicemente realizzato per fare le narici un anello magico con solo 3 maglie basse. Quindi faremo l'anello con 3 maglie basse, 1, 2 e 3 maglie basse. Dopodiché chiudiamo il nostro cerchietto e da qui tiriamo tutto, tagliamo e stringiamo, chiudiamo bene e ne realizziamo 2 per creare la narice. Per quanto riguarda la linguetta, ho semplicemente fatto una serie di catenelle poche, quindi ce la facciamo, eh? Andremo a realizzare 1, 2, 3, 4 e torniamo indietro di 3. Quindi torniamo indietro di 3 maglie basse e la stessa cosa anche qui. Chiudiamo, tiriamo, chiudiamo la nostra parte finale e avremo creato la nostra, diciamo, linguetta da poi appoggiare sotto il musino. E poi abbiamo anche realizzato il nostro pancino, quindi seguendo lo schema di un anello magico di 6 maglie basse, tutti aumenti 12, una maglia bassa e un aumento per un totale di 18 maglie basse. Chiudiamo il nostro lavoro, magari tiriamo un pochino questo il nostro cerchietto e infine lo attaccheremo al pancino della nostra scimmietta. Per quanto riguarda la codina, ho semplicemente fatto una serie di catenelle, io ne ho fatte 15 catenelle, sono tornata indietro e ho chiuso il lavoro e poi l'attaccherò dietro e la userò questo come codina diversa dalle zampette per abbellire di più il pupazzetto. Ed eccoci qui alla fine del nostro video, abbiamo attaccato tutti i nostri pezzi. Io vi dico che ho usato molto la colla a caldo perché sento pezzi molto piccoli, con la colla a caldo mi riesce meglio. Quindi ho attaccato anche le zampette anteriori con la colla a caldo, il pancino, quelle di sotto. Invece la codina l'ho attaccata con ago e filo e anche le orecchie. Le narici le ho attaccate con la colla a caldo come gli occhietti. E di più posso anche aggiungere che volendo si può abbinare ed aggiungere sulle zampette il filo di ferro, quello fino fino, in modo da poter giostrare e magari dare più linearità o movenze diverse alla scimmietta e tenerla come la si vuole. Quindi vi posso suggerire anche di aggiungere il filo di ferro per appunto darle movenze e tenerla come la si desidera. Spero che questa simpatica mini scimmietta vi sia piaciuta e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.